L'Ordine degli Avvocati di Teramo, che conta circa 1200 professionisti, come preannunciato in segno di protesta, ha deciso di incrociare le braccia con una giornata di astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria nel settore civile e penale. Le motivazioni sono le stesse che hanno determinato lo stato di agitazione della categoria, avviato 2 mesi fa per denunciare i problemi di carenza di organico in tribunale e i numeri da record che in Abruzzo fa registrare il presidio di Teramo. Questo è un primo segnale forte perché l'avvocatura teramana è compatta, l'adesione allo sciopero oggi è stata praticamente totalitaria e per la prima volta ritorniamo a un'assemblea molto partecipata dell'Ordine degli Avvocati, perché noi vogliamo lanciare un segnale forte al territorio, un grido di allarme a futura memoria sul rischio che c'è di perdere definitivamente in prospettiva futura il Tribunale a Teramo, comunque un tribunale in grado di dare risposta alla domanda di giustizia del territorio. A Teramo un procedimento, in media, un procedimento dura il triplo di quello che dura in un altro tribunale provinciale. A Teramo abbiamo i 2/3 dell'arretrato distrettuale. A Teramo è l'unico tribunale dove pendono ancora procedimenti di durata ultradecennale. A Teramo c'è il maggior tasso di turnover, cioè di magistrati che vanno via, visto il maggior carico di lavoro rispetto ad altri tribunali. E il rischio è che di qui a qualche anno si verifichi una tempesta perfetta. Per esempio, adesso siamo il tribunale più grande d'Abruzzo insieme a Pescara. Con la soppressione dei tribunali minori, che è stata prorogata di un anno, cioè Lanciano, Avezzano, Sulmona e Vasto, rischiamo di diventare forse il più piccolo. E quindi io mi chiedo se a fronte di questo, a fronte degli investimenti che saranno necessari anche sulla struttura, che è assolutamente inadeguata, se la scelta sarà quella che è stata fatta ad esempio per la Camera di Commercio, per la Banca d'Italia, per le altre banche sul territorio, cioè verremo accorpati a Pescara o all'Aquila, considerando anche la riforma dei collegi elettorali, quello che è già avvenuto per i collegi elettorali. Se non ci saranno delle risposte, andrete avanti, porterete questa mobilitazione anche a Roma? Certo, andremo avanti, porteremo questa mobilitazione anche a Roma, rappresenteremo a Roma, cioè a chi ha il potere decisionale su queste cose, se intendono lasciare le cose come stanno qui a Teramo, se Teramo deve essere abbandonato a se stesso oppure si vogliono prendere provvedimenti in questo senso.